Ciao a tutti! Ciao a tutti, bentornati nel nostro nuovo video! Oggi vi facciamo vedere i vari passaggi per imparare. Aspetta, che lo sto ripassando. Bentornati sul nostro canale. Oggi vi facciamo vedere i passaggi per imparare il flick unito. Buon divertimento! Per prima cosa bisogna sapere fare la bruciata indietro, quindi vi lasciamo il link qua in alto per andare a vedere il video. Lasciate un bel like e scrivete un commento. Dopodiché, aver imparato la bruciata indietro, bisogna andare da un materasso di schiena, con le braccia in alto bisogna stare duri, poi bisogna spingere indietro. In questo modo, adesso ve lo faccio vedere. Arrivando di schiena. Arrivando di schiena. Ok. Brava. Secondo passaggio. Il secondo passaggio è fare il flick con l'assistenza di nessuno. Ok. Prima vi aiuta un'istruttrice. Ok. Poi, terzo passaggio. Il terzo passaggio è bisogna saper fare la courbette. Che cos'è la courbette? La courbette è la spinta dalla verticale per arrivare in piedi. Quindi bisogna andare sulla pedana, fare la verticale, e se non riesco a fare la verticale, bisogna saper fare la verticale con le mani qua e poi così bisogna arcare e spingere. Rifanno un po' meglio? Ok, magari prima con l'assistenza, il primo flick. Va bene, Amira. Va bene, vieni Amira. Dai. Ok, e si arriva così. Senza. Ok, e arrivo, stai lì? Stai messa così? Facendo la gobba con la testa dentro, giusto? E la pancia dura e il sedere duro. Bene. Avanti. Quinto passaggio bisogna fare lo stesso flick che ha fatto la mia compagna, però bisogna arrivare in piedi facendo la courbette, quindi avendo una spinta maggiore. Unire le due cose. E bisogna anche caricare le braccia come per fare un pendolo. Se non sapete fare un pendolo, ok, fai l'ultimo. Giusto. E si arriva sempre con la gobba. Alla fine sapete fare un bel flick unito per terra. Insieme. Tenute. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Lasciate un bel like e scrivete un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi tutti i video.